Non possiamo dimenticarci la nostra pagina artista e fare un post una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, una volta al mese. Assolutamente no, bisogna, come abbiamo detto in altri video, fare un post al giorno. Ma perché? Perché la pagina artista vostra di Facebook dovete cominciare a vederla come il vostro distributore, ok? Non è possibile cercare di vendere la propria musica con i sistemi classici che si usavano 10, 20 anni fa, 30 anni fa, il distributore che ti metteva il disco nei negozi. Ora i negozi non ci sono più, voglio dire. O il distributore digitale che ti spara lì e sei, sì, sei su iTunes, Spotify, ma sei in mezzo ad una marea di robe che escono tutti i giorni. Quindi dovete cambiare la mentalità, dovete cominciare a ragionare che la vostra pagina artista è il vostro distributore. Contenuti ogni giorno, coinvolgimento, creare una comunità, e una volta che avete creato una comunità che vi segue, da lì potete lanciare i vostri prodotti, ok? I vostri contenuti, la vostra musica, potete vendere direttamente ai vostri fan, direttamente da lì la vostra musica. Ci sono mille strumenti. È il bello e il male allo stesso tempo di queste nuove tecnologie di Facebook. Tu puoi essere completamente indipendente, tagliare tutti i ponti, avere un contatto diretto con il tuo fan e ovviamente però ti devi un po' spaccare il culo, ok? Devi ogni giorno lavorare, creare contenuti, coinvolgere. Devi veramente, è faticoso, ok? Mantenere viva e creare una comunità. È faticoso, però dall'altra parte, se lavori bene, hai un contatto diretto e puoi direttamente rivolgerti ai tuoi fan. Quindi l'importanza della pagina artista, l'importanza di un uso quotidiano della vostra pagina artista nasce proprio perché dovete rendervi conto delle potenzialità che ha, del fatto che tra qui a 10 anni la vostra pagina artista sarà il vostro distributore.